Bentornati su MotoAdvisor. In questo video vi farò vedere un tutorial su come smontare e rimontare i cuscinetti di sterzo delle piastre, per capirci meglio. Questo video sarà un video un po' particolare perché non è partito come tutorial, ma è stato estrapolato dai video della famigeratissima YZF 2008, che se non l'avete visto vi consiglio di guardare sul nostro canale perché sono molto interessanti e riguardano il restauro completo di una mia vecchia moto del 2008 che ho recuperato dopo varie vicissitudini e dopo un utilizzo di più di 400 ore. Come vi dico anche nel video, non sopravvalutatevi ragazzi, perché comunque non è una cosa semplice. Utilizzate le protezioni, quindi preservativi, cioè quindi guanti, occhiali protettivi, e soprattutto non utilizzate delle apparecchiature che non siete in grado di utilizzare. Quindi se avete qualche dubbio fatevi aiutare da qualche meccanico esperto, e nel caso ragazzi davvero non state lì a lesinare e rischiare di farvi male, spendete piuttosto 50 euro e fate fare questi lavori da chi ne è in grado, perché farsi male con certe apparecchiature, certe attrezzature ragazzi, è veramente un attimo. Quindi mi raccomando, questo è un piccolo tutorial su come indirizzarvi, su come darvi qualche consiglio sul montaggio e smontaggio dei cuscinetti di sterzo, ma non sopravvalutatevi e non fatevi male ragazzi. Via col video. Allora ragazzi, partiamo con la sostituzione dei cuscinetti di sterzo. Per quello che riguarda ovviamente il telaio, il discorso è diverso. Serve un estrattore oppure sì, insomma, serve un estrattore, è meglio usare quello. Per quanto riguarda il cuscinetto inferiore, che come vedete qui è in condizioni pessime, cosa si fa? Si scalda la piastra, si dà una bella scaldata con il forno da carrozziere e con una pressa idraulica, magari utilizzando un piano come questo con il foro, si va praticamente a premere sul perno, facendo attenzione che comunque sia ben in piano e questa base d'appoggio, come vedete qui, è piatta, e quindi bisogna andare ad appoggiarsi qui. Non conviene appoggiarsi sulle due parti della piastra che tengono la forcella, perché qui andando a fare forza si rischia di andare a piegare la piastra. Il mio consiglio ovviamente è quello di usare una pressa idraulica a mano, non quella diciamo idraulica vera e propria, perché comunque qui si può controllare la pressione leggermente, mentre in quella idraulica si può utilizzare ovviamente, ma dovete stare molto attenti ragazzi e soprattutto tenere sempre il piano in piano. Sembra un gioco di parole, ma è così, perché nel caso dell'utilizzo della pressa idraulica, se si va a fare troppa forza e il canotto si sposta leggermente, vi parte in faccia come se fosse un razzo. Quindi attenzione ragazzi, non fatelo a casa se non siete sicuri di quello che state facendo, perché farsi male è un attimo, quindi molta attenzione a quello che fate. Per quello che riguarda appunto la parte dove si va a sforzare, dove si va a premere con il pistone, io solitamente utilizzo la piastra con il suo dado. Ovviamente il dado è in alluminio, bisogna stare un po' attenti, cerco di tenerlo pari al canotto interno da avere più superficie dove andare a premere. Ora partiremo scaldando la parte con il forno e una volta che è bella calda andiamo a toglierla con la nostra pressa. Eccoci ragazzi, allora dobbiamo scaldare questa parte qui. Ovviamente è un materiale ferroso, quindi basta tenerlo qui puntato, il forno da carrozziere andrà a scaldare bene la parte e si dilaterà. Basta lasciarlo qui qualche minuto in modo che si scaldi bene, mi raccomando state attenti a non scottarvi. Intanto andiamo a preparare la pressa con la base dove appoggiare tutto.
Ora andiamo con la pressa a scendere, la pressa è lentissima, quindi ovviamente qui c'è lo spazio giusto per far uscire il perno del canotto, la base appoggiata giusta giusta sotto il perno della pressa e andiamo a pressare. Mi raccomando, fate attenzione alle dita. Cade di tutto. Ecco, è praticamente andato. Opla! Ecco ragazzi, il vostro cuscinetto ovviamente è stato fatto uscire. Ora andremo a vedere cosa fare per rimetterlo in sede, che è un po' più complicato. Ovviamente andiamo a pulire bene la nostra piastra, soprattutto la parte dove verrà messo il perno, andiamo ad agire. Facciamo una bella pulitina, il perno è messo un po' maluccio, però vabbè, guarda che c'è sul cuscinetto, secondo me hanno già provato a... cioè qui era già stato sostituito il cuscinetto, ma molto probabilmente l'hanno tolto con metodi poco... raccomandabili. Kit cuscinetti Prox che ci ha fornito Intec, qui c'è il codice, andiamo a vedere com'è composto. Allora, ci sono i due cuscinetti, superiore e inferiore. Allora, quello superiore, se non erro, deve essere questo qui con la battuta grossa, mentre i due cuscinetti superiore e inferiore hanno codici diversi. Allora devo capire qual è il cuscinetto che va sopra e quello che va sotto. Qui ci sono i due i tre parapolvere. Questo è quello che va sulla base, questo è quello che va qui sopra, per capirci. Vediamo se si vede. Qui ci va il cuscinetto, qui andrà l'altro cuscinetto sul telaio con un altro parapolvere, e questo è quello che va tra la piastra superiore e il cuscinetto. Adesso devo capire più che altro qual è il cuscinetto superiore. Ma faccio la svelta, perché prendo il cuscinetto, lo confronto e lo vediamo praticamente subito. Non ci sbagliamo. Quello più grande va qui e quello più stretto va sopra, ovviamente. Perché altrimenti quello più grande, se dovesse andare qui nella parte superiore del telaio, ballerebbe. Quindi, senza ombra di dubbio, il cuscinetto corretto è questo. Come andiamo ad agire? Rinfiliamo il perno, infiliamo il parapolvere inferiore e il cuscinetto che va così. Andiamo sempre sulla pressa, andiamo a riutilizzare il basamento che ho usato per togliere il perno e andiamo con una boccolina della misura giusta, che può essere una bussola da, penso, da 21 o da 22, andiamo a premere su questa parte, sempre dando una scaldatina. Consiglio mio, potete dare una bella scaldata alla piastra e al perno e mettere il cuscinetto in freezer, così. Andiamo a dare una bella pulita, anzi una bella sgrassata, e andiamo a fare la nostra operazione al contrario. Come vedete, qui ho già riposizionato tutto, ho usato una bussola che centrerò con cura, sempre ho utilizzato due basi per tenere la piastra in piano, e con la pressa a mano andremo a spingere il perno fino alla battuta. Come vedete, qui c'è una battuta, c'è a stare molto attenti, per questo vi consiglio di utilizzare una pressa manuale, perché utilizzando una pressa idraulica è facile arrivare a fine corsa, non accorgersi e sfondare la battuta. È molto difficile, ma è molto pericoloso. Quindi per questo vi consiglio la pressa a mano. Ovviamente state sempre molto attenti a questa operazione. Prima di partire però, sempre una bella scaldatina.
Eccoci, ci siamo. Fatto, fine corsa. Il canotto, come vedete, è rimontato. Ora passiamo al montaggio del cuscinetto, che fondamentalmente è la stessa operazione, però andando in battuta qui col cuscinetto direttamente, sempre scaldandolo. Allora, ovviamente per rimontare il cuscinetto non serve una pressione esagerata. Come vedete qui, come spessore uso un pezzo di legno addirittura, anche perché c'è molta più tolleranza rispetto al perno del canotto, quindi piano piano, come vedete, va dentro molto facilmente. Ovviamente c'è da montare il parapolvere. Opla, fatto. Opla, allora, 3, 2, 1, pacca puttana. Eccoci ragazzi, siamo ritornati nel bunker con il nostro super telaione sabbiato. Questa ovviamente è la procedura per montare il cuscinetto inferiore delle piastre. Mi raccomando ragazzi, non è nulla di complicato, però si va a utilizzare dell'attrezzatura pesante e è un attimo andarsi a fare del male. Quindi se non avete pratica, se non avete dimestichezza, non credete troppo nei vostri mezzi, cioè piuttosto spendete 50 euro e fatela montare da un meccanico esperto. È una cazzata, ve lo dico chiaramente, io ne ho montati una marea di questi cuscinetti, però è veramente un attimo andare a farsi del male. Per il cuscinetto superiore e il porta cuscinetto inferiore la faccenda è molto diversa. Allora, ci sono due procedimenti. Qui ovviamente è stato tolto prima di essere sabbiato il telaio. Il procedimento che vi consiglio qual è? Mettere la sede del cuscinetto in freezer, scaldare bene il canotto. Quindi una volta che avete scaldato bene il canotto, andate a inserire la boccola e con questo metodo molto agricolo, torno subito, voilà, andate praticamente a schiacciare i due cuscinetti. Vabbè, ci siamo capiti, insomma, rondellona. Adesso ve la faccio proprio vedere al volo. Rondella sopra, rondella sotto, dado, stringete tutti e due i dadi, porta cuscinetto entra nel canotto. C'è da stare un po' attenti ovviamente, non riuscirete sicuramente ad entrare perfettamente nel canotto perché il cuscinetto va un po' all'interno, però se riuscite a produrre un rondellone della misura giusta, stringendo tutte e due i dadi, riuscite praticamente a inserire i due portacuscinetti. Questa è una barra filettata, la trovate in qualsiasi ferramenta. Io credo che la barra filettata e questa serie di rondelle vi costi più o meno 20 euro, ma neanche, ma proprio se trovate una ferramenta un po' disonesta. Altro metodo è sempre quello di scaldare il canotto, mettere il portacuscinetto sempre in freezer, andare a inserirlo, ovviamente ragazzi inseritelo nel verso giusto, e con un piccolo martellino andate a picchiare su tutta la superficie, ovviamente senza esagerare, e inserite il portacuscinetto. Altro metodo ancora qual è? Semplicemente infilare la piastra . Inserire il cuscinetto superiore e andare a stringere, ovviamente sempre riscaldando il canotto, perché andando a riscaldare il canotto che è in alluminio andate praticamente a dilatare la sede e riuscite a far entrare il portacuscinetto in modo corretto. Io adesso questo lo chiamo portacuscinetto, ma non penso che sia il suo nome corretto, però adesso ragazzi, ripeto, siamo molto agricoli. Perdonate se dico qualche cavolata.
Andando a fare questo ultimo esempio, ovviamente dovete stringere la piastra e andate a fare la funzione che ho fatto prima con la barra filettata. Se andate a scaldare un po' la parte del canotto e raffreddate bene i due portacuscinetti, solo stringendo non dovrebbero esserci dei grossi problemi. Una volta fatta questa operazione, mi raccomando, ingrassate bene i cuscinetti e il vostro canotto è pronto all'utilizzo. Andiamo a montarlo. Cuscinetti montati, come vedete c'è una piastra che va come sui binari. Metodo utilizzato: scaldatina veloce al canotto, ho raffreddato le sedi dei cuscinetti, ho usato questa brugola come perno per ribattere le sedi dei cuscinetti, quindi martello, martellatine ovviamente su tutta la superficie del cuscinetto per farlo entrare dentro il più pari possibile, un dito di grasso sui cuscinetti e ho rimontato. Ovviamente qui manca il parapolvere del cuscinetto, manca ovviamente la piastra superiore, e una volta che andate a rimontare vi consiglio di ridare una bella scaldatina e stringere bene la piastra. Dopo ovviamente la piastra va serrata in base ai vostri gusti, c'è chi preferisce avere una piastra abbastanza libera, chi come me preferisce avere la piastra molto chiusa, perché questo aiuta un po' in certe condizioni di guida. Detto questo ragazzi, il rimontaggio della piastra, anzi dei cuscinetti della piastra del canotto di sterzo, è stato fatto. Il prossimo step sarà sostituire e rimontare i cuscinetti del forcellone dei leveraggi, e per quello che riguarda il canotto siamo a posto. Vediamo poi cosa arriva. Dovrebbe arrivare il motore, quindi possiamo anche procedere con il rimontaggio del motore. Una volta che arriva il motore lo rimontiamo, di conseguenza tanta roba andrà sulla moto, quindi rimonteremo anche il telaietto, la cassafiltro, catena, tutto insomma. Questa è già la base di partenza. Ovviamente le forcelle le dobbiamo fare perché sono messe da panico, mono idem, però siamo già siamo a un buon punto, un po' una bestemmia, però insomma non siamo messi male. Per chi vedrà questo video solo per il discorso dei cuscinetti di sterzo, vi ricordo di iscrivervi al canale, che non vi costa nulla, mettere un like se non vi è piaciuto il video, cioè anzi mettere un like se vi è piaciuto il video, mettere un commento se ho commesso qualche errore, che è molto probabile, iscrivervi al canale che non costa nulla, attivare la campanellina per le notifiche e seguire i nostri video, che insomma con questa moto stiamo facendo tante belle cosine che secondo me ci aiuteranno a fare dei bei video. Detto questo ragazzi, per chi ha guardato solo il video di cuscinetti di sterzo, vi saluto e vi ringrazio. Per gli altri andiamo avanti col rimontaggio della maledetta YZF 2008. Ciao a tutti e grazie.